vogliamo portarvi indietro nel tempo con delle fantastiche merendine che sicuramente molti di voi conoscete. Sono semplicissime da preparare, con pochi ingredienti, ovviamente sono senza glutine e senza latticini, e quindi seguiteci fino alla fine del video per vedere il risultato finale, che sicuramente vi stupirà. La prima cosa da fare è rompere due uova in una ciotola capiente. Incorporiamo anche 60 g di zucchero grezzo di barbabietola. A questo punto prendiamo le nostre fruste elettriche e cominciamo a montare per un paio di minuti fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Dopo aver montato le uova con lo zucchero, incorporiamo anche 60 g di olio di semi di girasole a filo mentre mescoliamo. Ora grattugiamo anche la scorza di mezzo limone. A questo punto incorporiamo 100 g di farina. Io qui sto utilizzando quella di amaranto perché ne avevo un po' da finire, ma voi potete tranquillamente usare quella di quinoa o di grano saraceno. Infine, come ultimo ingrediente, aggiungiamo 8 g di lievito in polvere per dolci. Come avete visto, la consistenza dell'impasto non è proprio simile a quello di una torta, quindi abbastanza liquido, ma un po' più denso, e adesso vedrete perché. A questo punto prendiamo una sacca poche, la inseriamo in un bicchiere per facilitarci il lavoro, dopodiché la riempiamo con il nostro composto. Ora prendiamo una teglia foderata con della carta da forno e cominciamo a creare dei piccoli dischetti con la nostra sac à poche. Se non riuscite a farle proprio perfette, non preoccupatevi, prendete un cucchiaino leggermente umido e livellate le vostre merendine in questo modo. Ora spolveriamo ogni dischetto con poco zucchero. Come vi avevo fatto vedere prima, la consistenza dell'impasto era abbastanza densa, quindi non tipica di una torta normale. Questo perché l'impasto l'abbiamo messo nella sac à poche e se fosse stato troppo liquido avremmo fatto fatica a creare i nostri dischetti. Ecco svelato il mistero. Ora siamo pronti per infornare nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per 9 minuti. Non di più, altrimenti rischiate di bruciarle. Comunque tenetele d'occhio durante la cottura, appunto per evitare di bruciarle. Ed eccole qui pronte, io le ho fatte già raffreddare, mi raccomando fatelo anche voi, in questo modo le rimuoverete più facilmente dalla carta da forno e non rischiate che si spezzino. Se avete mai utilizzato la farina di amaranto, sicuramente vi sarete accorti che è una farina molto particolare, perché in alcune ricette, come per esempio i panificati, tende a rimanere leggermente cruda, comunque più umida, fa fatica a cuocere, mentre invece in preparazioni come
torte non troppo alte sempre, biscotti, crostate oppure crackers, o anche in questo caso nelle nostre merendine, cuoce benissimo. Quindi il mio consiglio, se la utilizzate in cucina, è quello di appunto non utilizzarla per i panificati, ma per impasti come le torte oppure briochine piccole, tutto ciò che comunque è piccolo e abbastanza sottile, in modo che una volta infornato il vostro impasto il calore riesca a cuocere tutto uniformemente. Ora non ci resta che preparare la nostra farcitura, che è molto semplice, è fatta di cioccolato e bevanda vegetale. Io qui ho circa 150 g di cioccolato fondente, corrispondono a circa 3 quadrotti, abbastanza grandi, e adesso andiamo a tagliarli a pezzi più piccoli. Mettiamo il cioccolato appena tagliato in una casseruola o un pentolino. Uniamo anche 50 g di bevanda vegetale, in questo caso sto utilizzando quella di soia. E ora facciamo scaldare il tutto. Andiamo. Facciamo sciogliere il cioccolato a fuoco molto basso. E ora non ci resta che farcire le nostre merendine. Ora il cioccolato avanzato lo mettiamo in una sac à poche senza bocchetta, ma semplicemente tagliando una piccola puntina via con le forbici, in modo da far uscire una riga sottile di cioccolato. E ora possiamo decorare le nostre merendine. Una volta decorate possiamo metterle in frigo per circa 10 minuti, giusto il tempo di far rassodare un po' il cioccolato, dopodiché sono pronte per essere gustate. Con queste dosi io ho ottenuto 4 merendine, ma voi potete tranquillamente raddoppiare le dosi in modo da ottenerne di più. Noi siamo solo in 2, quindi queste bastano e avanzano. Io come sempre spero che questa ricetta vi sia piaciuta e che la proverete, e se sì lasciateci un mi piace a questo video e fateci sapere qui sotto nei commenti se queste merendine vi ricordano le tradizionali merendine yo-yo. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale cliccando sul pulsante qui sotto, e se siete alla ricerca di un percorso con menu settimanale, ricette, lista della spesa e molto molto altro per aiutarvi nella vostra alimentazione, vi lascio il link qui sotto per iscrivervi al nostro percorso Nutrimento e Corpo in 7 giorni, e iscrivendovi riceverete anche un bonus sconto sul nostro prossimo programma, quello completo di 30 giorni in uscita nei prossimi mesi, che vi rivoluzionerà assolutamente la vita quest'anno. Per oggi vi saluto, vi aspetto nel prossimo video. Ciao!